Uno dei temi chiave di questa serata sarà quello delle risorse umane. Bene, ho qui proprio il Chief HR Officer di Esaote, Gianluca Dardato. Grazie per essere qui con noi. In questa serata in cui appunto le risorse umane sono cruciali, dal suo punto di vista, quali sono le principali sfide che un HR Director, una figura come la sua, deve affrontare nella gestione poi di tutti i propri dipendenti? Ma indubbiamente il mondo del lavoro sta cambiando e credo che uno degli obiettivi principali sia quello di guidare e di essere un driver per le organizzazioni. Oggi la grossa sfida è quella di combinare esigenze differenti, le esigenze dei millennial che sono attenti a fattori probabilmente differenti rispetto a una popolazione invece aziendale che tendenzialmente invecchia. La sfida è quella di trovare il compromesso che possa soddisfare e guidare il cambiamento ed essere comunque attrattivi per entrambi queste tipologie di figure professionali. Quindi da una parte una maggiore flessibilità nell'organizzazione, quindi andare verso una smart organization, che vuol dire appunto flessibilità, vuol dire smart working, vuol dire accompagnare anche l'organizzazione in questo processo di cambiamento culturale. Dall'altra vuol dire essere attenti a quelle che sono le esigenze di persone che invece di una posizione aziendale che invece invecchia e che magari è attenta a ricevere più attenzione dal punto di vista di garanzie, di assicurazioni. Faccio un esempio banalmente, quello di andare a integrare i sistemi di assistenza sanitaria o previdenziale che possono essere forniti oggi dal Servizio Pubblico Nazionale. Tendenzialmente tutto questo si combina in un risultato che è quello di portare le organizzazioni ad essere maggiormente responsabili, responsabili e con una impostazione del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente maggiormente basato sulla fiducia reciproca e sull'equilibrio. Questa è la chiave che un HR oggi deve cercare di perseguire e accompagnare l'organizzazione in questo cambiamento culturale. Ha proprio citato infatti un cambiamento culturale che noi spesso cerchiamo di testimoniare anche attraverso la nostra televisione. La vostra realtà è in un settore, quello degli strumenti medicali, se non sbaglio, che è particolarmente di interesse per il sistema paese, perché sappiamo che sono dei settori particolarmente trainanti anche, ma che adesso con l'innovazione e con tutto ciò che riguarda anche questi ambiti deve insomma gestire tutto questo. E lato risorse, come riuscite a intercettare le figure migliori e insomma rispondendo a quelli che sono i dettami del mercato? Giustamente, essendo leader nel campo dell'innovazione tecnologica, nel medical health e dell'imaging diagnostico, anche come HR dobbiamo assolutamente essere allineati a quella che è la mission e la vision della nostra azienda, quindi diventa fondamentale avere dei contatti importanti con l'università e soprattutto oggi importante non è soltanto attirare i talenti ma anche cercare di fare gli sforzi adeguati per mantenerli, perché oggi i nostri ragazzi tendenzialmente sono molto attirati da quelle che possono essere esperienze che gli vengono offerte anche fuori dal paese e quindi è nostro compito mettere in campo tutti gli sforzi necessari affinché ci possa essere un'inversione di tendenza. Noi come azienda leader nel campo tecnologico dobbiamo essere leader allo stesso modo anche nel campo delle risorse umane e quindi cercare di raggiungere questo obiettivo, che non è soltanto un obiettivo che riguarda Esaote ma adesso è un obiettivo finalizzato a far crescere nuovamente il mercato del mondo del lavoro in Italia. Perfetto.
ed è sicuramente un obiettivo che anche noi sottoscriviamo proprio attraverso anche questo tipo di attività. Io ringrazio nuovamente il nostro ospite per essere stato qui con noi. Tra pochissimo, mancano veramente pochi minuti, inizierà la cerimonia, forse ci sarà però il tempo per un altro collegamento. Per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo a te la linea, Alexandra.